Cari amici, oggi una nuova battuta di pesca qui a Napoli insieme all'amico Gerardo. Che dire, è l'occasione per fare due lanci insieme a un nuovo amico, amico di Planet Spin, e vedere anche un posto che da tempo mi ero promesso di andare a visitare. Vediamo come va questa battuta di pesca, seguitemi in questo video. Come al solito ho iniziato la battuta di pesca con qualche esca top water, questo lipless della Decathlon recuperato in superficie. Ora faccio una tipologia di pesca totalmente inversa, innesco un jig, innesco con queste esche metalliche per andare a sondare gli strati più profondi della colonna d'acqua per cercare di insidiare qualche pesce, come qualche tunnide, qualche alletteratino, qualche sgombro, anche mi va bene, qualche sugarello. L'importante di oggi, la priorità di oggi è riuscire a catturare perlomeno un pesce. Facciamo qualche lancio con questo jig da 30 grammi. Una volta lanciato il nostro jig, lo facciamo affondare per qualche secondo in modo da farlo scendere verso la profondità desiderata e poi inizio un recupero alternato con giri di mulinello, gercate, stop e ripartenze. Possiamo alternare giggate laterali, gercate in questo caso, o giggate verso l'alto. Questa tipologia di jig che sto usando vengono comunemente chiamate anche casting jig per il fatto che sono ideali, quindi sono efficaci anche con un'azione di nuoto tipica dello spinning, quindi non per forza in verticale, ma possiamo adottare anche un recupero lineare, laterale, anche sul recupero lento lineare quest'esca muove diventando adescante per i predatori. Quindi non per forza dobbiamo fare giggate laterali o verso l'alto, ma questa tipologia di esche artificiali, anche con un recupero lineare costante, riesce ad essere attrattiva verso i pesci.
Un'altra tecnica di recupero che possiamo effettuare con i jig è uno skipping, ovvero lanciamo la nostra esca artificiale. Appena arriva in acqua, canna alta, e iniziamo un recupero veloce. In questo caso la facciamo schizzare sull'acqua e questa è proprio la tecnica di recupero skipping che possiamo utilizzare soprattutto con esche di superficie come WTD, skipping lure per l'esattezza, e poi anche con i jig possiamo effettuare un recupero skipping, un recupero facendolo schizzare sul pelo dell'acqua. Alterno recuperi più veloci in superficie e recuperi sulla colonna d'acqua, sulla fascia d'acqua più profonda. Ho fatto affondare 5-6 secondi e inizio il recupero. Provo a raggiungere questa postazione su questa roccia che mi ispira davvero tanto. È un posto spettacolare qua. Siamo proprio in mare aperto in questa zona. Potrebbe girare davvero di tutto. Sempre con il jig, fatto arrivare fino al fondo adesso. Inizio un recupero jiggato, piccoli jig verso l'alto. Eccolo, guarda! Mi accendi l'altra telecamera. Stai registrando? No! Ah. Era riuscito ad ingannare un pescetto prima con il jig molto lontano e l'ho portato fino agli ultimi metri. E purtroppo qui c'è una serie di rocce semiaffioranti. Negli ultimi giri di recupero purtroppo mi sono incagliato in queste rocce e ho perso pesce e anche artificiale, peggio ancora, perché era l'unico jig che avevo. Di solito quando vado in esplorazione porto poca roba e per cui è andata così. Ora ho messo una tipologia di esche molto simile al jig, Jig Minnow, che è questa esca qui, senza paletta, lipless, che è molto pesante, è un'esca molto compatta, mi permette di fare tanta distanza sul lancio e mi permette anche di andare a sondare gli strati più profondi della colonna d'acqua. E magari circola qualche altro pescetto, vediamo di tirar fuori qualcosa, perlomeno di scappottare. Il fondale non è tantissimo, sarà intorno ai 7-8 metri. Me ne accorgo facendo scendere sotto l'esca artificiale. Provo a fare un tipo di recupero molto simile a quello del jig. Alterno cercate verso l'alto, stop e ripartenza. Questa è un'esca artificiale che nuota molto bene in caduta, quindi la recupero
per una decina di metri, 10-15 metri, e poi semplicemente la faccio affondare controllando la caduta dell'esca con il filo tra le mani, in modo da sentire eventuali abboccate del pesce, quindi chiudere l'archetto e ferrare. Eccolo, dovrebbe essere un pesciotto. O semplicemente una piccola tracina, una tracinella. Molto pericolose queste, questi pesci. Lo spinning in mare molte volte è fatto di momenti. Se tu ti trovi nel momento giusto, al posto giusto, con l'esca giusta fai il pesce. Perciò quello che non succede in una giornata intera molte volte succede in 5 minuti. Si attivano. Per cui il mio consiglio, insisti, ma insisti con cognizione però. No, non con esperimenti pazzi. Andiamo adesso incontro al tramonto, che dovrebbe essere, almeno uso il condizionale, il momento migliore della giornata per insidiare qualche predatore. E ci godiamo, ecco, questo bellissimo tramonto in questo posto davvero davvero spettacolare. Per questa fase della pescata do fiducia al Silent Assassin, colorazione Charter Rose, colorazione dorso giallo fluo, corpo bianco e ventre arancione. Vediamo di stimolare qualche predatore all'attacco. Un'esca che mi piace molto, fa tanta distanza e riesce a entrare in pesca in quella fascia di profondità sul 70-80 cm circa, che è la fascia comunque secondo me ideale per incontrare e intercettare qualche predatore. Siamo in chiusura di questa nostra uscita di pesca, anche sperimentale, no? Abbiamo fatto un esperimento oggi, Cherry. Tutta crescita personale. Abbiamo visto un po' il posto, abbiamo sondato un po' il fondale e quindi è tutta esperienza che magari sfrutteremo le prossime uscite. Ok, per il momento è tutto, ci incamminiamo verso la base. E ringrazio tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo. Come sempre, un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi.